Buongiorno a tutti, sono Teresa Burzigotti e sono fondatrice della Otto Diet Academy, un'accademia che si occupa di formazione e di specializzazione per coach e counselor e per tutti coloro che vogliono migliorare la propria vita, la qualità dei propri pensieri e apprendere nuovi strumenti per l'autorealizzazione. Sono appunto qui per parlarvi di questo seminario, di questo corso che si tiene il 9 giugno a Bologna e il 30 giugno a Catania e che si intitola La fabbrica dei desideri. La fabbrica dei desideri è un corso che ho creato io perché sono una persona che fin da piccola ha avuto tantissimi desideri, sono stata fin da piccola una persona molto creativa, avevo sempre tanti desideri, che volevo raggiungere, volevo realizzare. Mia mamma mi dice, mi racconta anche che era molto difficile convincermi a desiderare altro, cioè ad avere dei desideri più accessibili, più raggiungibili e che insomma facevo dei bei capricci per ottenere quello che volevo. Questa storia è andata avanti nella mia vita e ho continuato ad essere molto ispirata dal mondo intorno a me. Sono una persona che si guarda intorno, che osserva e mi attraggono molto tutte quelle situazioni che mi ispirano, per esempio conoscere delle culture nuove, delle persone nuove che hanno realizzato grandi cose. Mi piace l'arte, mi piace la natura, i paesaggi, mi piace guardarmi intorno e attivare la mia fantasia, la mia creatività mentale e cominciare a pensare a quello che potrei fare, a come potrei vivere nuove esperienze, a come potrei raggiungere magari quei risultati che ho immaginato o che ho visto essere raggiunti da altre persone, oppure che risultati che mi possono condurre a un'evoluzione. E dunque, per questo motivo, proprio perché sono una persona che desidera tanto, ho fatto anche tanta formazione, ho anche studiato molto per apprendere tutti quegli strumenti che aiutano, che facilitano la realizzazione dei propri desideri. Per questo motivo, e da una necessità specifica, nasce questo corso, ho creato questo corso, perché appunto durante tutti questi seminari, questa formazione fatta in giro per il mondo, ho sentito la necessità di coprire una parte di tecniche di realizzazione che sentivo mancante. Questa parte è la parte che sta oltre il goal setting classico, quindi è oltre le tecniche razionali di definizione degli obiettivi, di pianificazione, di verifica dei risultati raggiunti. Stiamo parlando di una sfera che appartiene di più alla mente inconscia, appartiene di più a quella parte, a quella zona dove c'è più nebbia, diciamo, c'è più. I significati sono duplici, non c'è una consapevolezza determinata, specifica, precisa di quello che si sente, ma è qui che i nostri desideri affondano le loro radici ed è qui che dobbiamo lavorare per metterci in contatto con questa parte, per renderla favorevole a tutto il percorso di realizzazione dei nostri desideri, che passa dal desiderio alla definizione dell'obiettivo fino ai risultati. Dunque, occupandoci di questa parte, appunto, nel corso di Bologna, nel corso di Catania, noi andiamo a lavorare con la meditazione guidata, quindi con delle tecniche innovative di meditazione e con workshop e coaching di gruppo. Andiamo a toccare tre argomenti principali che io ho definito come i tre segreti del desiderio. I tre segreti del desiderio, quindi tre segreti della realizzazione anche del desiderio, riguardano prima di tutto tutte quelle energie che sono energie favorevoli e quindi sono energie amiche del desiderio, che lo rafforzano, che lo rendono più potente, e anche di quelle energie che invece sono nemiche del desiderio, quelle energie che apparentemente minacciano il desiderio. Una di queste è per esempio l'autosabotaggio, che se apparentemente a volte sembra costruire dei blocchi, dei rallentamenti o degli impedimenti, è anche possibile vedere l'autosabotaggio con un punto di vista nuovo, e cioè percepirlo come un messaggio della nostra mente inconsapevole
per dirci, per farci capire, per comunicarci che c'è qualcosa in quella formula, c'è cioè qualcosa in quel desiderio, c'è cioè qualcosa che dovremmo rivedere perché c'è qualcosa che è incongruente probabilmente, c'è cioè qualcosa che non lavora bene e in allineamento con quello che noi siamo e con quello che vogliamo realizzare. La seconda parte, quindi il secondo segreto di questo che tratteremo in questo corso, quindi il secondo segreto della realizzazione, riguarda la forza dell'intenzione, come sviluppare una forza costante, tenace e potente dell'intenzione di realizzare, che è una componente, l'intenzione è una componente fondamentale della realizzazione dei nostri desideri. Il terzo segreto, non ultimo per importanza, e qual è il socio migliore che tu possa avere nella realizzazione dei tuoi desideri? Quindi stiamo parlando di un socio prima di tutto interno, quindi di quella parte di te che è più forte, più favorevole e più potente per affiancarti nella realizzazione dei tuoi desideri, che poi a rispecchiamento ti permetterà di contattare le persone giuste una volta che tu agisci anche nei processi di realizzazione dei tuoi desideri. Allora, scrivimi a info@coaching.net per chiedere maggiori informazioni e per iscriverti. Ti aspetto il 9 giugno a Bologna e il 30 giugno a Catania. A presto allora, ciao!